Ci sono sfide sfavillanti, sfide al vertice, sfide tra campioni e poi esiste il campionato di chi con passione e determinazione cerca di salvare i propri colori, di rimarcare una presenza, come a dire ci siamo anche noi e non siamo secondi a nessuno. Sfida salvezza, promozione girone A, Borzoli Cogoletto, benvenuti. 19esimo, subito ospiti all'attacco, traverso, esce, smanaccia, Carpignano, arriva più veloce di tutti e in sacca. Inizio spavaldo del Cogoletto che si trova subito sull'1-0. Ancora Cogoletto, serie di finte serpentine di Damonte in area, finta al tiro, scarica su Ceccarelli che prova lo shoot, palo, incredibile azione ancora del Cogoletto. 27esimo, solo ospiti che continuano ad assediare la porta avversaria, calcio d'angolo, mischia in area dove Damonte riesce a prevalere, ad infilare la palla in rete, il Borzoli deve reagire e deve reagire in fretta prima che sia troppo tardi. 40esimo, passaggio filtrante per Rossi che angola troppo, grande tiro, fuori di poco. Per la prima occasione dei padroni di casa dobbiamo aspettare il 45esimo, in area Rosati fa prevalere il fisico e stacca di testa, miracolo di Mancuso che gli nega il gol. Il secondo tempo è un climax, le squadre partono piano sino al 25esimo, poi Seminara da lontanissimo tenta il tiro da posizione siderale, deviazione, c'è il gol, partita incredibilmente riaperta, grandissimo gol di Seminara. 33esimo, ancora padroni di casa, cross per Rosati che devia, parata. 45esimo, tra già in area, viene tirato giù da Amos, decisione, rigore. Potete vedere dalle immagini montate da Daniele Orlandi il fallo ineccepibile. Sul dischetto si presenta Rosati, parte il tiro alle stelle, errore incredibile del bomber. 49esimo, la partita agli sgoccioli, le speranze del Borzoli sembrano essere pari a zero, quando un velleitario cross al centro viene colto da Seminara che scarica in porta tutta la sua rabbia, impensabile e imprevedibile, pareggio, grandissimo gol di Seminara, doppietta per lui quest'oggi. Il dio del calcio è come la sorte, assolutamente beffardo, e se non riesci a chiudere una partita l'avversario ti può anche pareggiare. Questo è successo oggi, Borzoli 2, Cogoletto 2.